È il momento del direttore. Oh. Direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Eccolo qua. Allora, caro Fabio. Caro Fabio. Com'è finita quella cosa? Hai patteggiato? Hai patteggiato? Che cosa? Ma cosa dico? Patteggiare? Pazzo? Ma io non ho... Che cosa? Che poi la gente ci crede. Come si fa nelle favole? Si manda la sigla. Si fa. Sì. Nelle favole. Favole. Nelle case. Grazie a Raul Bova. Grazie Raul. Grande attore, professionista, bravissimo, sì. Tranquillo, mai una lite, mai uno sternuto. Sta là tranquillo e... Vabbè. Adesso. Non ho capito. Che è una bella persona. Sì. Ma che c'entra lo starnuto? Ma è una lite, ma è uno starnuto. Ma lo starnuto, se una raffreddore starnutisce, non è che... Ma non è che una cosa, ma è una minigonna, ma è una... Educato, è una persona educata. Vabbè. Sta lì, se non ma io la settimana scorsa ho starnutito, ho starnutito io la settimana scorsa. E non è bello. E non è bello, ma capito? Allora, ci vuole il leggio. Ci vuole il leggio. Cioè, l'uomo leggio. Senza leggio è come l'artigiano senza arte, come il cantante senza il canto. Come il cancelliere senza il cancello, come il gabbiano senza gabbia, come il falegname senza falegna, come il facchino senza facco. Quindi il leggio, poeta, poeta. Grazie. Grazie Gigi. Porta finalisti. Questa settimana parleremo di Ridley Scott. Jean-Luc Godard. Posso fare una pausa? Scusi, ma perché lei non copia e non ripete la stessa cosa? Perché Godard. E lei dice brr. Ma perché dice brr? Blanchard. Naomi Campbell. Le. Bro. Rosa Chemical. Le. Tony Reni. S. Bra. Masterchef. Grazie. Ha detto mbbe. Grazie. Ma come grazie, Lino? Allora, va bene. Oggi 3 dicembre, non so se oggi porta male. Ma cosa? Il 3? Male, 3. 3. 13. 3 dicembre. Il 3 dicembre. Il 3 dicembre porta male. No, non porta male. Il 3 dicembre. I compleanni. Il regista Alessio Anturri. Ricordiamo anche la nascita del grande poeta Donizetti. Sì. Ti ricordi la poesia? Il Donizetti viene dalla campagna. No, la donzelletta, quella lo parla. Che in mano un mazzolino di fiori che viene dalla campagna. Auguri al grande regista Ridley Scott, autore di grandi capolavori. Il radiatore. No, il gladiatore. Ha fatto anche un film. Il radiatore. Vabbè. Ha fatto anche un film famoso dedicato all'ospite di stasera. Alien, dedicato a Woody Allen. Woody Allen? Alien. Non c'entra niente. Woody Allen, Alien è dedicato a Paolo Antonio. No, vabbè. Woody Allen ha fatto il compleanno lo stesso giorno che hai fatto il compleanno tu. Eh no, ma lui è del primo dicembre. Quindi siete coetanei. No. Conta l'anno, non il giorno. Woody Allen che ha fatto il bellissimo film Rosa, la puerpora del Cairo. No, quella rosa purpurea. Manhattan, quella che mi sembra che c'era. Manhattan. C'era un nostro giocatore italiano, un nostro tennista, mi sembra. Non c'era. Manhattan. Ha detto Panattan. Panattan. Era bello. Ha detto Panattan. E giovedì 30 è stato il compleanno di Fabio. Vabbè, ma ragazzi. Bella, pagina 300 abbiamo messo delle immagini della festa stratosferica. No, io non faccio odio le feste. C'erano 300 VIP, quasi 1000. No, sono stato a casa. A parte che 300 non sono mica. Sono stato a tra casa. Tra i VIP c'erano le due ex.
Ma non è vero, ero con sono stato a Viola casa. Valentino, Maxi, cioè. Antonella Elia, che si litigavano tra di loro. Sì, Antonella Elia ha graffiato Nunzia di Girolamo. Ma c'entra! L'ha graffiato, rischia che gli tolgono la trasmissione. Rosanna Cancellieri. Ma se ne è per gelosia pianto dalle 16 alle 18, dalle 20 alle 22:30. Poi ci hanno invitati i più cari amici intimi di Fazio, i due veri amici. Io sono alla a casa con mia moglie e i miei figli. Alla festa. Chi c'era? Matteo Salvini. Sicuro. Brunetta, Roberto Calderoli, Mario Borghezio, Ignazio La Russa, Daniela Santagnè. Vabbè, non farlo Alessandro Sallusti. Non farlo c'era anche Mario Giordano. Te l'ho già detto 100 volte. Dopo il 9 c'è lo 0. È meglio che te lo ricordi. Mario Giordano si è bevuto, era la festa, è bevuto troppi cocktail. Ha iniziato a correre e a urlare per tutta la festa. Si è imbriacato e voleva sfrattare tutti di casa. A casa mia. Di vigile urbano, sì. Voleva cambiare le serrature di casa. A casa mia. Sì, sì. Flavio Briatore è arrivato col suo yacht. Ma dove? A Milano? A 500 metri, ma non ha trovato posto e se n'è andato. Per forza, sai com'è. Ultimissima ad arrivare alla festa di Fabio c'erano, che erano già brilli, che erano stati ospiti di un'altra festa, Marco Travaglio e Tina Cipollone. Ma non è, escludo. Lui era tutto sbavato di rossetto. Ma perché, povero Marco? Lei era con tutta sfracicata, il vestito, era cascato addosso l'olio delle melanzane. Mamma mia, e nella scollatura piena di tonnarelle, cacio e pepe. Mamma mia. E un pezzo di braciola di maiale. Io non faccio festa. Si è ricomposta, è stata la festa, ed è stata una bellissima festa. Per il compleanno di Fabio Fabio. Mamma mia, che incubo. Passiamo poi ai 5 libri. I 5 libri. Top 5. Io adoro. Rientra in classifica per un solo voto, 0,5. Come 0,5? Per un 0,5 rientra il libro La Panda della Magliana. Posizione numero 4. La Panda del... Posizione numero 4. Occhio. Caduto il 4. Metti il 4, mettilo bene. Posizione numero 4. Per Giorgio Menozzi, La Branda della Magliana. La Branda. Posizione numero 3 di Amedeo Foffi, scrittore, poeta, giornalista e arbitro a tempo perso. Ma che c'entra questo? Madame ed Eva, come facevano di cognome? Non ancora stati inventati i cognomi. Posizione numero 2, era nella posizione numero 4. Nella posizione numero 2. È nella 4, cioè rimane... C'è lo stesso libro? Lo stesso libro, ma come per fa? La prima volta nella storia. La Branda della... Ma non Magliana, può essere! Al secondo o è 4 o è 2. Non può essere! Perfetto. Ha fatto 2-2. Posizione numero 1. Qual è il libro primo più venduto? Non lo so. Il libro di Ludovico Wolfgang dell'Acqua, Malgioglio e Pregiudizio. Malgioglio e Pregiudizio. Ciao Cristiano! E chiudiamo col gossip. Vai. Il matrimonio di Simona Ventura. Ah, no. Ha detto che si sposa in primavera, quindi è vero. Abbiamo un videomessaggio, Fabio, dove vedi un po' questo videomessaggio, un po' ti mette sotto cattiva luce. Si sposa lei e mette sotto cattiva luce. Perché tu hai impedito un suo ex. Adesso il videomessaggio è dell'ex fidanzato. C'è stata una storia tra questa persona e Simona Ventura e tu lo hai ostacolato. Io ho ostacolato? Ho ostacolato questo, poteva essere tua nuora. Poteva essere tua Ma nuora. Mio figlio ha 19 anni, come può essere? Vediamo il videomessaggio dell'ex. Simona, amore mio, sono Avaro Fazio, figlio di Fabio. Eravamo fidanzati e ci dovevamo sposare. Papà non ha voluto. E va bene, ciao. Vabbè. Ma non è mio figlio, vabbè. Altre notizie, domenica prossima, novella bella. Vino Frassica. Forte.